Fano TV, buonasera e bentrovati a questo terzo appuntamento con Fano Music Story. 10 anni di questa attività, la chiamiamo attività perché non è fatta soltanto di libri e di eventi, ma è fatta anche di un'associazione culturale che porta l'omonimo nome. E quindi 2014, questa è la data in cui presidente e vicepresidente hanno dato vita all'associazione culturale Fano Music Story. E allora Paolo Casisa, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E buonasera a Daniele Carboni, il vicepresidente buonasera, dell'associazione. Buonasera a tutti. Detta così sembrerebbe una cosa molto seria ed istituzionale, in realtà sarà un bel racconto di quelli che sono stati questi anni intensi, fatti di eventi, di musica, di appuntamenti. Partiamo dall'inizio, come nasce innanzitutto questa associazione culturale? Beh certo, l'associazione culturale nasce come prosecuzione ideale dei due libri scritti, quindi nei 6-7 anni che sono intercorsi tra il primo e il secondo libro ho maturato tantissimi contatti, tante esperienze di vita, conoscendo un sacco di musicisti, di DJ, di proprietari di discoteche e così via. E nel febbraio del 2014 a me, Daniele Carboni e Pierpaolo Lamanna, che è il terzo socio fondatore dell'associazione culturale Fano Music Story, è venuta l'idea di mettere a frutto tutto questo bagaglio di umanità, di conoscenza e di musica attraverso un'associazione culturale che aveva l'obiettivo di promuovere e divulgare la musica moderna a Fano e dintorni nei modi che ci sarebbero venuti in mente da lì in poi, in realtà, perché questo è successo. È subentrato Daniele Carboni, tra l'altro musicista, cantante, quindi proprio una persona che la vive in primis, no? questa realtà della musica. Sì, diciamo che Paolo mi contattò in quanto appunto avendo esperienza nell'organizzazione di eventi, avendo già fatto in passato tante iniziative nella nostra città, mi contattò appunto, uno perché comunque come dici tu avevo gran parte nel secondo volume, no? di rappresentato nel volume 2 tante iniziative che avevo fatto sia come cantante che come organizzatore, quindi mi coinvolse e da lì partì una bella esperienza. Allora, qua alle nostre spalle vediamo parte degli eventi che sono stati realizzati. Io vorrei partire da Rock Story. Chi me lo racconta? Rock Story nasce da un'intuizione dovuta al fatto che io colleziono dischi da tantissimo tempo, da quando sono ragazzo. Ne ho circa 8.000. E quindi ad un certo punto tutto questo ascolto, queste migliaia di ore di ascolto mi hanno fatto venire l'idea di portare a Fano una rassegna che raccontasse attraverso le testimonianze di esperti, di amanti della musica, i vari aspetti della storia del rock. Quindi Rock Story ha il sottotitolo bene. Incontri con esperti Eccolo. Di musica rock e le sue derivazioni. E le sue derivazioni. Quindi a Fano abbiamo invitato tanti amici che parlassero appunto di rock, di pop, di rhythm and blues, di progressive, di punk, di new wave, di disco music, delle radio libere, quindi abbiamo anche invitato proprietari di etichette discografiche che portassero la loro esperienza e così via. Cioè, è arrivata la sesta edizione Rock Story
che si è interrotta, perché il relatore della sesta edizione di Rock Story sono io. Ok. Chiaramente le cose sono cambiate, non ci sono più la struttura, no? Appunto, l'associazione si è sciolta nel 2018, quindi io comunque continuo imperterrito ad andare avanti con tutti i progetti, anche se l'associazione non c'è più. E la sesta edizione di Rock Story è andata in scena all'Age, la prima, e poi si è chiusa per le note vicende di cui tutti siamo protagonisti, ma comunque non si interrompe. In sei edizioni Rock Story ha portato a Fano noti musicisti che hanno parlato della loro esperienza, è stata veramente una bellissima esperienza per tutti. Il luogo ideale per Rock Story è stata la Casa della Musica di Fano, la cui riapertura è stata un pochino anche per merito dell'Associazione Culturale Fano Music Story, poiché l'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Fano ha vinto un bando per la riapertura della Casa della Musica nel 2016 e Fano Music Story, la nostra associazione, era partner dell'assessorato in questo progetto. C'è un altro progetto che mi piace raccontare ai nostri amici a casa ed è appunto la Drum Story, questa mostra di batterie che parte anche da una cosa tua personale, Daniele. Sì, diciamo che appunto nel contesto del Rock Story, come appendice abbiamo pensato di esporre qualche batteria storica della mia collezione, in quanto colleziono da ormai 30 anni batterie che vanno dagli anni 30 agli anni 70, le acquisto, le restauro, quindi mi diverto un po', insomma, a riportarle in vita, e sono tutte suonabili chiaramente. E sempre alla Casa della Musica, appunto, come diceva Paolo, abbiamo esposto credo una decina di batterie all'epoca, e con grande successo, perché chiaramente poi molti visitatori vennero da parecchie parti d'Italia, ma non solo, anche batteristi noti come Roberto Gatto, come Manzi, vennero appunto a vederle e anche a suonarle. Appunto, poi fu anche un momento per raccontare un po' la storia delle batterie, fu un'esperienza molto molto bella, sì. E poi le storie di vinile, magico vinile, insomma la musica tra virgolette sorpassata, perché è cosa rara oggi vedere un DJ che suona, no? Che gira il disco con la mano come si faceva, perché poi la tecnologia ci ha portato, insomma, ad essere al passo con i tempi, però forse a perdere anche un po' di quel friccicore. Certo. Storie di vinile è stata un'esperienza anche essa veramente molto bella, perché anche questa è partita da un presupposto basilare. Il disco in vinile è l'oggetto col quale tutti quanti si sono appassionati alla musica. Proprio negli anni 40, 50, 60, 70, l'unico oggetto con cui si poteva usufruire della musica era proprio il disco in vinile. Quindi abbiamo creato, assieme a Luca Valentini, che ha dato una grande mano in questa, sia in Rock Story che in Storia di Vinile, abbiamo creato questa rassegna in cui alla Casa della Musica, sempre lì, proprio un luogo magico, anche grazie ai pannelli che Daniele ha creato all'interno, che gli davano proprio un'atmosfera veramente molto molto bella. L'idea di Storia di Vinile è proprio semplicissima. Persone che portano da casa loro dei dischi in vinile, si ascoltano insieme, e poi chi porta il disco in vinile ne può parlare non solo del fatto tecnico o della bellezza del disco in sé, ma anche dei suoi pensieri, delle sue storie di vita legati a quel disco lì. Ogni disco ha la sua storia, ogni storia ha il suo disco. Pensaci anche tu, Daniele, perché tra poco voglio sapere se c'è un disco che ti sta a cuore, se c'è una storia legata. E questo voglio chiederlo anche a te, perché una collezione di 8.000 dischi, ce ne sarà pure uno su tutti che la fa da padrone. Più di uno. Ma la cosa bella è, sì, a parte, adesso te lo dico qual è stato. Ok. Però la cosa bella è stato proprio vedere persone che si sono messe a nudo raccontando delle cose che probabilmente non avevano raccontato neanche i loro familiari in quel contesto. Che bello. Quindi amori che nascono, amori che muoiono, cose legate a dei viaggi, di tutto. Ti racconto il mio. Sì, sono curiosa. Avevo 8 anni. Sì.
biciclettina rossa, piccola, sì, quella che andava ai miei... La Graziella. Biciclettina da bimbo rossa. Regalo di compleanno, ero molto fiero di quella biciclettina. Io che parto da casa mia al Fanfani, quartiere sì. Fanfani, sì, per andare a Fano in biciclettina rossa, a comprare un disco che una canzone, non un disco, non sapevo, cioè 8 anni, come cosa dovevo comprare. Compravi una canzone. Andavo a comprare una canzone. Okay. Quindi sono andato dall'ingegner Rovinelli, così si chiamava, il negozio che era proprio all'inizio di Corso Matteotti, entro e chiedo Snoopy di Giorgio Gaber. Snoopy e il Barone Rosso si chiamava, l'avevo sentita per televisione, era la sigla di un qualcosa. Quindi io tutto fiero torno a casa con questo disco in mano, guidando con un'altra mano. Ecco, a 300-400 metri da casa mia cado. La mano la tengo su, mi sbuccio tutte le ginocchia. Però il disco rimane integro. Snoopy, il Barone Rosso, è il mio primo disco a 45 giri, l'ho ascoltato tantissime volte e lì, appunto, ho solo 8 anni, ho conosciuto il genio di Giorgio Gaber, che poi avrebbe fatto le cose che consiglio a tutti di sentire, perché i suoi spettacoli teatrali sono veramente un patrimonio dell'umanità, secondo me. Quindi a 8 anni poi già nasceva quello che sarebbe diventato il presidente della casa, dell'Associazione Culturale Music Story. Sì, cioè... bello aneddoto. Questa è un'altra cosa che sono stato sempre curioso, anche nella scrittura dei libri, come nascono le passioni, anche la tua. Se ricordo bene, sì, è nata sì. in questo modo. È nato in un gioco, come un gioco, sì. Cioè tu sei qui adesso perché... Perché a 3 anni giocavo a fare la presentatrice, lo diciamo, esatto. Una volta su tutte. I sogni poi si avverano, vedi. Appunto, sulla curiosità di sapere come si sono articolate le cose, i percorsi di vita, la mia curiosità ha fatto in modo che il mio percorso sia snocciolato attraverso 3 libri, Rock Story, cioè questa storia, Story, nasce proprio dalla curiosità di capire come comincia una storia. Okay. E mi sono ovviamente concentrato su quello che mi piace di più, cioè la musica e i musicisti. Il tuo disco legato ad un... Allora momento... io ne ho 3. Ok. Ti dirò perché poi, nel senso che il primo non l'ho acquistato ma l'ho ascoltato a casa di mio cugino Paolo, all'epoca avevamo 13-14 anni credo, e poi ti dirò qual è il titolo. Poi, qualche mese dopo, ci fu la cresima, mi regalarono lo stereo, quindi non avevo dischi, andai al Discobolo, a differenza di Paolo, che era sempre lungo il Corso Matteotti, uno in cima e l'altro davanti al Luigi Rossi, adesso Memoteca. Il Discobolo, entrai e comprai un disco dei Kiss, quindi già lì si vedeva la mia natura rock. Fortemente. Kiss Alive 1, che era un disco doppio dal vivo. Il terzo fa un po' ridere perché poi in quel periodo lì, sai, si facevano i festini, no? All'epoca si ballava nei garage, negli scantinati, nelle nostre cantine, e quindi i lenti, e prevalentemente noi ballavamo, avevamo una bella compagnia al mare, e ballavamo sui lenti dei Beatles, e ce n'era una in particolar modo, Michelle, che mi piaceva tanto, e quando poi andai al Discobolo qualche giorno dopo ad acquistarlo, non mi ricordavo il nome, dissi a Franco era il titolare del Discobolo, disse che volevo il disco, quello dei Beatles, dove c'è Miguel. Mi guardò e mi disse: guarda, vai fuori finché non sai il titolo, non te lo do. Tornando invece al disco, diciamo, primo che ho ascoltato, era Made in Japan dei Deep Purple. L'ho detto per ultimo perché poi questo qui mi cambiò un po' la storia, insomma. Uno, perché mi appassionò alla batteria, perché in un brano in particolar modo, Smoke on the Water, che c'è una progressione di strumenti che entrano uno alla volta, sì. Si notano, ecco lì devo dire che è anche un disco didattico in un certo senso, perché comunque ti fa ascoltare strumento per strumento che si inseriscono nel brano e quindi distingui bene tutti gli strumenti. Però quello che mi affascinò tantissimo fu la batteria, chiaramente. Iniziai ad andare a scuola dal maestro Paolo Cassisa. Lì ci siamo conosciuti. All'Age, dove io 14enne, lui qualche anno più di me, chiaramente era già maestro. E quel disco appunto mi cambiò un po' la vita, perché 20 anni dopo, questo lo ascoltai nel 1980,
precisamente nel 2000 mi ritrovai con il batterista dei Deep Purple al teatro del nostro della Fortuna Fano a suonare insieme a lui, quindi puoi immaginare che emozione, che esperienza ho vissuto, insomma. To walk alone, lonely spirit of three. Here I go again on my own. Gonna tell me only road I'll never go. Like a taste for others born to walk alone. È bello raccontare queste esperienze personali perché fanno parte della storia della musica, musica che poi viene celebrata anche con la festa della musica. Eh sì, quella è stata la soddisfazione più grande di tutti noi dell'Associazione Culturale Fano Music Story. L'abbiamo messa nello statuto, il 4 febbraio presentato in sede di registrazione dell'associazione, c'è scritto di portare a Fano la festa della musica e agganciarsi a questo coloratissimo carrozzone europeo che ogni anno ha, non so se 2.000, 3.000 città europee che festeggiano il 21 giugno la festa della musica. Il primo anno di insediamento dell'associazione, il 21 giugno, siamo riusciti subito a fare la festa della musica con un meccanismo molto semplice. Abbiamo fatto suonare i musicisti associati all'associazione, i giovani musicisti, li abbiamo messi a disposizione dei locali del centro storico e del mare di Fano. Sono andato personalmente da tutti i locali e ho detto: volete partecipare alla festa della musica? Vi diamo il musicista, gratuitamente. Così è cominciata in sordina la festa della musica di Fano. Primo anno, secondo anno è cresciuto un po', il terzo anno è cresciuto un po' ancora, fino ad arrivare al 2018, che è stato l'anno più proficuo, dove la qualità della musica è man mano cresciuta. Sono cresciuti i locali che si sono associati all'associazione, perché questa linea di condotta l'abbiamo continuata a tenere, cioè abbiamo inserito all'interno dell'associazione tutto quello che gravitava intorno alla musica, quindi sì i musicisti, ma anche i proprietari dei locali, che mettendo in comunicazione gli uni con gli altri, nel tempo tutti quanti avevano del ritorno. Ovviamente, sotto ovviamente il patrocinio e la collaborazione del Comune di Fano, che ci è sempre stato vicino. Quindi nel 2018 25 esibizioni contemporaneamente, dalle 7:30, dalle 19:30 a mezzanotte, con 170 musicisti impegnati. Quindi nel tempo è cresciuto tantissimo, si è ritagliata uno spazio di gradimento nei fanesi, la festa della musica, e tuttora continua ad andare in scena. Quando torneremo alla normalità, sono sicuro che sarà uno dei appuntamenti in cui i fanesi attendono proprio con ansia, perché è proprio magica questa cosa. Ma quando torneremo alla normalità, al di là della festa della musica che va celebrata, io mi auguro che comunque questi eventi possano ripetersi a prescindere, perché comunque la musica è il succo di tutto quanto. Sì. Quando le persone escono, vanno a ritrovarsi, al di là del buon mangiare, al di là del buon bere, è la musica la cosa principale che ci lega. Assolutamente, sì. È una di quelle cose che ti risveglia, forse è l'unica arte che ti risveglia a livello globale sensazioni. E questa scatolina magica qua, che cos'è? Questa è la storica urna dell'Associazione Culturale Fano Music Story per raccogliere le offerte. Perché noi... sì. Raccontiamola. No, perché tra l'altro devo dire che queste... È chiaro che Paolo è stato, diciamo, il trainante dell'evento della Festa Europea della Musica, che si svolge appunto il 21 giugno in tutta Europa, certo. Appunto europea, nel senso che tutte le città che vogliono aderire in quel contesto organizzano nella propria città appunto eventi come abbiamo fatto a Fano. Poi c'era la parte dolente che aspettava me, era quella di trovare un po' qualche sponsor. Esatto, no, io già giro con la cassettina. E di dare un po' un senso scenografico anche alla cosa. Senso, quindi, siccome che i fondi non erano poi così tanti, ti racconto un aneddoto che è abbastanza simpatico. Realizzavamo dei roll-up, che sono appunto quei manifesti da 2 metri per 1 che vengono messi appunto davanti o dietro l'evento, no, che si svolge.
ne avevamo solo tre la prima edizione, quindi e dovevamo fotografare poi tutto l'evento, quindi senza lasciare dietro nessuno. Chiaramente dislocati in tutta la città di Fano e in orari diversi, io correvo con la macchina fotografica e il roll-up, arrivavo nell'evento, tiravo sul roll-up, facevo la foto e ricominciavo a ricorrere verso l'altro evento. Quindi devo dire che visto e sentito poco, però comunque ho camminato tanto, quello sì. Di conseguenza, comunque, ecco quello che diceva Paolo, che è molto importante, dare la possibilità di esibirsi, che poi alla fine è la soddisfazione che rimane al musicista o al cantante in un palco davanti a un pubblico, è diciamo la cosa primaria e quindi vitale per i musicisti. Quindi con questo evento si cercava di dare più spazio possibile a tutti i ragazzi più o meno diciamo non famosi, diciamo, nel senso chi ha le prime armi, chi magari era da anni che suonava, fino ad arrivare anche ai famosi, appunto, perché comunque poi al Lido prevalentemente, che era il palco centrale, o in piazza 20 settembre, alla fine della serata, che più o meno era sempre verso mezzanotte, si svolgeva il concerto finale, che era di qualche gruppo, band o cantante un po' più noto, ecco. Bello, perché comunque si respira aria di divertimento. Quando si fanno queste cose ci si diverte sempre. Certo. Dobbiamo ricordare altro di questa associazione culturale che ci sfugge, perché immagino che ci sia da raccontare dietro. Sì, c'è tanto, però ci sono due iniziative che non abbiamo citato, che erano quelle dedicate ai giovani, okay. Proprio specificatamente ai giovani. Il concorso Music Night al Buburger, con Stefano Mirisola, che abbiamo aperto una proficua collaborazione per 5 anni, abbiamo fatto Music Night, che era un concorso per giovani, no, non era un concorso acustico per musicisti di tutte le età. Ok. Era organizzato come un campionato di calcio, a scontro diretto, due concorrenti, con dei giudici che ogni volta erano diversi, quindi nostri amici musicisti, che appunto ne sceglievano uno, e si andava avanti così da ottobre fino a febbraio. Quindi sono 4 mesi in cui una volta alla settimana i giovani, e non solo giovani, si potevano cimentare in un luogo protetto davanti ai propri amici, ai propri sostenitori, e anche il pubblico votava, perché c'erano due giudici più il pubblico che fungeva da terzo giudice. Era una formula carinissima, secondo me, e abbiamo vissuto delle serate magiche, perché non c'era selezione, uno si iscriveva e suonava. Una delle caratteristiche è che almeno doveva suonare 3/4 d'ora, quindi era anche un banco di prova. I ragazzi, che se avevano solo 2 pezzi, ne dovevano imparare altri 5 per capito? Per coprire tutto l'arco temporale, esatto, previsto. L'altra era dedicata solo ai musicisti dell'associazione Fano Music Story, era l'Avioland, altro locale dello Sport Park, ed era Original Songs on Stage, cioè erano chiamati ad esibirsi solo quelli che avevano brani propri, sì, quindi non cover. Okay. E anche questo andava in una direzione di approfondimento da parte dei giovani, che magari se volevano partecipare si cimentavano. Quindi l'associazione nel tempo ha pensato un po' a tutte le varie tipologie, in modo che la promozione della musica moderna a Fano avesse delle, appunto, più ragioni per tutti. Sì, effettivamente nel concorso che si fece appunto al Buburger, no? Paolo dice che non c'era selezione. Ma perché io ho notato che in 15 anni, perché quando io organizzavo il Festival della Fortuna a cavallo degli anni 80-90, quindi sono passati circa 15 anni, no, 30 anni, scusate, la qualità è cresciuta un sacco, nel senso, noi all'epoca facevamo selezioni perché arrivavano delle cose che effettivamente erano inascoltabili. Dilettanti allo sbaraglio. Non me ne vogliano. Tanto non fai nomi. Quindi. Esatto, però invece adesso i ragazzi arrivano preparati. Se si iscrivono a un concorso è perché hanno le capacità e hanno la consapevolezza di poter dare qualcosa. E questo l'abbiamo notato in questi bellissimi, insomma,
bellissime serate dove c'erano appunto questi scontri tra questi ragazzi che si esibivano cantando, fino a trovare poi dei veri e propri artisti che poi nella maggior parte del caso hanno vinto le varie edizioni. Quindi non so se la tecnologia o l'evoluzione umana, non so cosa, ma in questi anni insomma c'è stato un grande sviluppo e migliorativo in questo senso, sì. Per citare i Pooh, chi fermerà la musica? Non si ferma. È inarrestabile. Non si ferma. Assolutamente. Sì. Ragazzi, io vi ringrazio del vostro racconto, dei vostri aneddoti che hanno arricchito questo spazio, insomma, di ricordi, ma hanno fatto venire ancora di più la voglia, e spero anche a casa, di suonare, di trascorrere delle serate in buona compagnia dei nostri musicisti, perché effettivamente se Paolo ha realizzato dei libri raccogliendo tante personalità del territorio, vuol dire che Fano le risorse ci sono, il potenziale c'è, la voglia di suonare, di esibirsi credo non manchi. Assolutamente. E quindi ecco, speriamo e confidiamo in tempi più proficui dove si possa apprezzare la buona musica dei nostri artisti. Torneranno a fiorire le rose. Benissimo, con questa perla io ringrazio Paolo Casisa per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie Daniele Carboni. Grazie. Grazie a Riccardo Sora in regia e a tutti voi per averci seguito. Vi aspetto nella prossima puntata, la quarta ed ultima di Fano Music Story.